Fanciulle, benvenute in cucina. Allora, oggi prepareremo insieme una ricetta dolce, come potete vedere dagli ingredienti, e andremo a realizzare insieme un pancake alle fragole. Le fragole sono il frutto di questa stagione, finalmente se ne trovano di buona qualità, gustose, belle rosse, dolci. Quindi andiamo a realizzare insieme questo dolce, che non è un dolce molto pesante, anche diciamo abbastanza fresco grazie alla presenza delle fragole. Allora, vi indico subito quali sono gli ingredienti di cui avremo bisogno. Ovviamente avremo bisogno delle fragole. Queste sono circa 150-180 grammi di fragole, ovviamente già lavate. Poi avremo bisogno di una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito ovviamente per i dolci, due grosse uova, 150 grammi di zucchero, io utilizzo dello zucchero di canna integrale, 80 ml di latte e lo uso in alternativa al burro. Ovviamente avremo bisogno di uno stampo per i plum cake. Utilizzerò anche 120 ml di olio, ho sbagliato, utilizzo l'olio in alternativa al burro. E poi avremo bisogno della farina, 150 g di farina e io utilizzo farina di camut, ovviamente anche un pizzico di sale. Allora, io andrò a buttare tutto all'interno del contenitore della planetaria perché mi trovo molto più comoda a buttare tutto qua dentro. Se non avete una planetaria o un'impastatrice, non vi preoccupate, potete utilizzare la classica ciotola con il cucchiaio di legno o con la frusta per amalgamare tutti gli ingredienti. Allora, cominciamo versando la farina. Abbiamo detto che ci servono 150 g di farina. Io utilizzo come sempre farine alternative, non utilizzo mai la farina 00. Questa qui è farina di Camut, ma per fare i dolci potete utilizzare anche la farina di riso, la farina di farro, la farina di tipo 2, vengono benissimo, lo stesso i dolci, ma verranno anche più leggeri. Ok. Questa ricetta è anche molto semplice perché basta mettere tutto all'interno della planetaria. Quindi 150 g di farina di Camut e adesso andiamo a versare anche 150 g di zucchero. Quindi li pesiamo. g anche questi. E li andiamo ad aggiungere alla nostra farina. Adesso andiamo ad aggiungere un cucchiaino di lievito, non ci serve tutta la bustina. Qui lo andiamo a inserire all'interno e in ultimo andiamo ad aggiungere un pizzico di sale, possibilmente cerchiamo di buttarlo lontano dal lievito. Pizzico di sale e io utilizzo, come sapete, il sale integrale. Eh sì, esiste anche il sale integrale per chi non lo sapesse. Ok, dopo questo primo semplicissimo passaggio andiamo a posizionare la ciotola nella planetaria e con il gancio per diciamo amalgamare i liquidi andiamo a far semplicemente amalgamare i nostri ingredienti asciutti. Ok. E diamo una prima mescolata agli ingredienti. Ok, arrivati a questo punto che è semplicissimo, andiamo ad aggiungere gli elementi liquidi, quindi andiamo ad aggiungere il latte e come avete visto io uso il latte di riso perché è abbastanza dolcino, quindi dà un po' più di dolcezza ai nostri dolci ed è più leggero e più digeribile rispetto al latte normale. Voi siete liberissime di utilizzare gli ingredienti che volete. Andiamo a mettere 80 ml. Ok. E li buttiamo all'interno del nostro composto. Dopo andiamo ad aggiungere anche l'olio e qui invece sono 120 ml di olio. Vi ripeto, prima mi sono sbagliata quando vi stavo elencando gli ingredienti all'inizio. L'olio io lo utilizzo in sostituzione del burro. Ormai in tutti i miei dolci io non utilizzo più il burro, laddove richiesto, ma utilizzo l'olio e non utilizzo l'olio extravergine di oliva perché ha un sapore troppo forte. Utilizzo questo olio bio della Coop che è l'olio di semi di girasole, che è leggerissimo e è super indicato per i dolci. Quindi andiamo ad aggiungere anche questo.
dopo andiamo ad aggiungere anche le nostre uova. Una. Due. E ultimo ingrediente che per ora manca, la vanillina, la nostra bustina di vanillina. Se non avete la vanillina in polvere potete aggiungere anche la fialetta aromatizzata alla vaniglia, non c'è nessun problema. Oppure potete anche non metterla se non le avete, non è fondamentale. Quindi adesso andiamo a rimettere di nuovo tutto nella planetaria e andiamo a far amalgamare bene gli ingredienti fino ad ottenere il nostro composto omogeneo. Nel frattempo, mentre il mio impasto si sta amalgamando per bene nella planetaria, comincio a tagliare le mie fragole. Io le divido in due e poi ogni metà la vado a dividere ancora in due e la taglio a pezzettini piccolini. Voi tagliatele come vi piace di più, però più i pezzettini sono piccoli meglio è, perché dopo si riuscirà a gustare e a mangiare meglio il nostro dolce. Quindi ci mettiamo qui, le tagliamo, mi raccomando non fatevi prendere dalla tentazione di mangiarvele tutte, perché altrimenti dopo non vi rimangono a sufficienza per il vostro dolce. Io faccio sempre così, ogni volta che devo preparare un dolce sono più gli ingredienti che mi mangio nella preparazione, specialmente se c'è la frutta, e quindi ne prendo sempre un po' di più. Mi raccomando, lasciate almeno una fragola intera per la guarnizione finale del nostro plum cake, ne basta una, quindi non vi preoccupate se non ve ne rimangono tantissime, e tagliamo appunto tutte le fragole a pezzettini. Dopo che abbiamo tagliato tutte le nostre fragole a pezzetti, prendiamo un piatto fondo e andiamo a mettere un pochettino di farina, io riutilizzo quella che ho usato per l'impasto ovviamente, e gli buttiamo dentro le fragole. In questo modo, non infarinandole, una volta che le andiamo ad aggiungere al nostro impasto, eviteranno di depositarsi tutte sul fondo, quindi riusciremo ad avere pezzi di fragola all'interno del nostro plum cake sparsi un po' ovunque e non li avremo tutti sul fondo. Questo vale per tutti i dolci dove appunto vogliamo mettere nell'impasto della frutta, anche per i muffin. Se volete che non si depositino tutti sul fondo, ma infatti è bello mangiare una fetta di torta con dentro magari la frutta sparsa un po' di qua e un po' di là, ricordatevi sempre di infarinarli un pochettino, così non vanno a finire tutti giù sul fondo del nostro dolce. Quindi li infariniamo, una volta che li abbiamo infarinati li andiamo ad aggiungere al nostro composto, che poi è pronto per andare nello stampo. Allora, come vedete, questo qui è l'impasto, vedete, deve essere di questa consistenza. Andiamo a buttare dentro le nostre fragole e le amalgamiamo. Io utilizzo sempre questa qua, le facciamo amalgamare bene al nostro impasto. Ovviamente l'impasto è diventato molto scuro perché utilizzando dello zucchero di canna integrale tende a prendere il colore dello zucchero. Se voi avete utilizzato uno zucchero normale, non vi preoccupate, non cambia niente assolutamente. Potete utilizzare anche della stevia se non volete utilizzare uno zucchero di canna, perché magari ha un sapore un po' troppo deciso, però non volete utilizzare lo zucchero bianco. La stevia è un dolcificante naturale e si utilizza tantissimo per dolcificare i dolci, anche nel caffè, ormai lo si trova ovunque al supermercato. Io ho utilizzato spesso anche quello, però mi trovo meglio con lo zucchero di canna, preferibilmente integrale. Ok, adesso prendiamo il nostro stampo per il plum cake e lo vado a foderare io con un po' di carta da forno leggermente bagnata e stropicciata, perché non mi piace ovviamente imburrare e infarinare gli stampini. Primo, perché spesso e volentieri l'impasto mi rimaneva lo stesso attaccato alla teglia ed era un disastro toglierlo. Secondo, non voglio aggiungere dei grassi alla mia ricettina, che ho cercato di farla il più leggero possibile. E adesso vado a versare all'interno l'impasto. Se non volete che la carta cada mentre andate a mettere l'impasto nella teglia,
delle belle mollettine e il gioco è fatto. Ne basta anche una. Allora, ecco qua il composto messo all'interno del nostro stampo. Adesso andiamo ad infornare. Accendiamo a 180 gradi il nostro forno, possibilmente ventilato, e lo teniamo in cottura per 35-40 minuti. E mentre l'impasto cuoce nel forno, noi ci facciamo belle. Allora, fanciulle, ecco qua il nostro plum cake. Dopo la cottura l'ho tenuto ancora un 5-10 minuti all'interno dello stampino e poi l'ho tolto e l'ho fatto raffreddare quasi completamente, quasi, perché io non ho più tempo, però voi, se avete ancora più tempo a disposizione, lasciatelo raffreddare completamente. Comunque, l'ho messo su questo piattino qui, carino, in modo da poter anche decorarlo meglio, e adesso lo andiamo a decorare con lo zucchero a velo e con le fragole. Un po' di zucchero a velo. Ovviamente lo zucchero a velo non è facoltativo, però rende sicuramente il dolce più carino da guardare e anche più dolce. E poi lo andiamo a decorare con delle fragole che io ho tagliato a fettine così sottili, e le andiamo a posizionare un pochettino sopra il nostro plum cake, aiuto, non mi sfuggono, come più ci piace. Io le andrò a mettere sopra così, come se fossero delle foglioline. Due. Qua. Questo è il risultato finale del nostro plum cake alle fragole. Per la decorazione, ovviamente, voi sbizzarritevi come volete. Io l'ho lasciato così, molto semplice. Abbiamo terminato la ricetta. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se questa ricetta vi è piaciuta. Mettete anche tanti mi piace e soprattutto scrivetemi nei commenti se anche voi la rifarete a casa, e ovviamente sono curiosa di sapere il risultato finale. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!